del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.
Francesco, povero e umile. Thank you.
questo credo che guardando Francesco vorremmo essere anche noi oggi, sia come fraternità che come comunità parrocchiale. Tutti insieme siamo importanti, tutti insieme siamo il mare della Chiesa. In verità stasera è stato un po' più prolisso stamattina, però era piacevole per me di ascoltare Francesco attraverso le sue parole. Quindi dicevo, lo confesso, con un pizzico di orgoglio. Francesco è una cosa, una verità per tutti, non è cosa dei francescani. E l'orgoglio, il pizzico di orgoglio che ci serve in questo, per l'essere francescani non ci manca nulla. Uno potrebbe dire, mi manca qualcosa. Abbiamo tutto, padre Roberto ha fatto riferimento anche al peccato. Forse ci manca una cosa, a differenza di Francesco d'Assisi, renderci conto che per davvero il Signore ci ha chiamato non perché fossimo più degli altri, ma lui ha detto non ha trovato un peccatore così grande come lui. Io per dire però, fratelli, questa consapevolezza di essere peccatori ce l'abbiamo, padre Roberto l'ha sottolineata, è importantissimo. Perché ancora di più si sperimenta la misericordia di Dio quando ci si accorge delle proprie fragilità e di quanto il Signore però diventi esperienza di vita, perché lo si accorge, realmente lo si vuole testimoniare agli altri. Quindi guardare anche la nostra parrocchia, la nostra chiesetta come una piccola porziuncola credo che sia importante. È vero che con l'occhio vedere numerosi molti di più sono venuti sia perché ricorreva il trigesimo, sia perché a seguire c'è il concerto del gruppo Galletti di Gallura di Agnus, che tra l'altro ringrazio per questo dono che ci hanno fatto. Hanno affrontato la strada, non è tantissima, però intanto l'hanno fatta per essere qui con noi, di offrirci sia l'animazione della messa, sulla guida del maestro della Redina, poi il momento che a breve seguirà. Allora, concludendo, direi, facciamo il nostro Francesco. Io credo, ho accennato ieri, poco ci pensiamo. Assumendo questo nome, il Papa forse ci ha detto, senza altro ci ha detto, molto di più di quanto ci stia dicendo attraverso i documenti che piano piano si dirà. Poteva chiamarsi Papa Ignazio, se non più, facendo Francesco. Allora ricordiamoci appunto che se vogliamo, desideriamo questo rinnovamento della Chiesa di cui tanto parliamo, la competenza più importante che dobbiamo avere nella semplicità dello spirito di Francesco, di essere uomini di Dio, avere nella semplicità, persone che fanno l'esperienza di Cristo crocifisso. Allora pensiamoci più spesso, forse nella nostra parrocchia, nella Chiesa, non si sentirà questo canto degli angeli, però come ha sottolineato padre Roberto, e forse non si sentivano, forse sì, forse no, è importante. Spesso gli angeli si sentono cantare quando nel cuore non sovrasta la voce dei demoni, con tutti quei conflitti interiori che a volte abbiamo. Quando il nostro cuore va pacificato in Cristo, Francesco ci insegna, siamo fraterni anche per loro. Allora sì che sentiamo gli angeli in ogni chiesa, anche in questa parrocchia. Allora, questo esempio, questa virtù, davvero uno possa conoscerle sempre meglio, sempre di più, anche attraverso di noi. Forse una pecca potrebbe essere questo, uno sprone anche per noi, parlare un pochino di più di Francesco d'Assisi. Intanto, parlando di Francesco, parliamo di Cristo. Guardando a Cristo, guardiamo Francesco. Cioè, Papa Benedetto, i santi sono l'esegesi, il migliore significato più profondo della parola di Dio. Quindi una rivederci anche in altre occasioni, non solo oggi, ma in ogni giorno dell'anno in cui vogliamo veramente guardare a lui come nostro modello per vivere dei rapporti che siano più fratelli. Quindi grazie a tutti per la partecipazione, per la presenza e grazie ancora a padre Roberto.
Noi condividiamo le cose con la perché ci segue, ma è là in Italia e per il mondo. Infatti adesso sono 15 giorni che andiamo tutti in Messico a partecipare a un festival di musica sacra, corale e organizzata. Niente, non mi dilungo più di tanto, una cosa sul trono. Noi ormai ci stiamo avviando agli ATA, infatti il 30 novembre del 2022 è 40 anni che ci sono portiamo. Purtroppo vecchiamo anche noi nel mondo non gira così. Niente, per cosa sui brani che andremo a seguire, ovviamente abbiamo pensato al programma tutto religioso, noi abbiamo tutto l'anno di liturgico, quindi partiamo a Natale, poi faremo anche un brano della settimana santa e poi chiuderemo con un brano profano se il padrone di casa ce lo permette, penso di sì, tanto non ci deve stare. Dipende con il profano. No, ma non è tanto profano. Niente, iniziamo con un pezzo della profeta di Natale, poi facciamo l'epistola della settimana santa, anzi, con il nostro tono l'epistola, poi inizieremo questa parlata e chiudiamo con la comedia che è la massa di Gesù. Non aggiungo altro, grazie.
riscalda tutta, facciamo solo la prima vostra. Amen.
esaltazione della fidanzata che questo signore faceva durante la serenata, solo che non sapeva né leggere né scrivere né contare, sapeva contare solo il cibo. Quindi la fidanzata era una pruna, la memoria è pruna. Quante volte? 5, 4, 3, 2, come tutto qua. Non offendiamo nessuno, quindi pensi che sia passato. Sì. Grazie. Bene, ringrazio naturalmente
sono e cambiare ciò. Invece vi presento un pezzo romantico, non voglio tediarvi, e vi posso dire solamente che a differenza del primo brano che vi ho presentato, la Passa Caglietta, dove avete sentito delle linee melodiche che si intersecano perfettamente, tecnicamente lo diremo contrappuntisticamente, ecco qua invece sentiremo un organo trattato in maniera completamente diversa, un organo che va a emulare l'orchestra, un organo sinfonico, come voleva la moda francese dell'Ottocento, di cui è stato il massimo esponente César Franck, un grande compositore organista romantico sinfonico, è stato César Franck. Quindi César Franck, PS, Enrico, PS, Enrico, buon ascolto e ciao a tutti. Chiederete cosa ci azzecca un coro tradizionale con l'opera classica, insomma, l'organismo. Ci azzecca tantissimo perché noi cinque insieme formiamo l'armonia, come ha detto il padre prima, voi sentite questa vocina molto acuta. In realtà è la quindicesima di tono, se siamo particolarmente attonati non c'è bisogno di allenare forze perché si sente. È una cosa unica, dovessimo fare una spettrografia. Al coro quando canta ci sarebbero 16 alcuni, ci escono da soli, non li facciamo più, quindi è una piccola spiegazione tecnica. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci se vi voi. Grazie. Thank you.
ringraziamenti che ci ha fatto il padre Roberto. Noi gli auguriamo un buon ritorno al paese di Agius, per anche di Santi, per mandare di madre Paola Anzeghi, la fondatrice delle Suore Celestine, terra di belle voci, come ho sentito, padre Roberto, per sottolineare queste cose. Io non sapevo questo tono che spiccava, quello che vi ha detto. Però ad Agius ce n'è per tutti. Ce n'è tanto per i gradini, con queste voci che spiccano, ma anche perché non si può dire niente, che dopo che ci ha caputo di lui, sapere qualcosa si può arrivare di lui. Allora, questo formato, ho visto che mi piace veramente a te. Solitamente quando uno è un po' stanco inizia a muoversi le mani, invece non voglio avere la teoria, inizia a muoversi, è possibile, però non l'avete fatto. Allora, nel congedarvi, nel salutarvi, gli chiediamo, tanto che è di voi, che voglio per voi, di farci un ultimo pezzo. Cosa vorreste lasciare offrire a loro? Un pezzo, con questo ci congediamo e vi auguriamo appunto un buon viaggio di ritorno. E vediamo la prudenza, questa è quella della famosa, che sono, che si deve svegliare del piano, e buon rientro. E buon rientro alla giusta. Allora, vi faccio sentire un brano che altro non è che il passo della Settimana Santa, insomma, il passo lo cantiamo a leggerlo, però facciamo una parola profana e una serenata per niente di stampa. Ci lasciate in Settimana Santa, qualcosa da risolvere, cioè, va bene, la risoluzione. Thank you.
Grazie.